60 anni ma li porta benissimo. Festeggiamo oggi e vacante qua allo spazio Wow di Milano. Luigi Bona, direttore del Museo Wow qua a Milano, Museo del Fumetto, 60 anni, quest'anno festeggiamo i 60 anni di Eva Kent e di Diabolik. Sì, soprattutto di Eva Kent. Diabolik è nato nel dicembre del 62, Eva Kent è arrivato poco dopo e da allora sono rimasti sempre insieme, sono una coppia incredibile e soprattutto Eva Kent è un personaggio davvero unico, nella storia del fumetto un grande precursore, perché non è la solita compagna dell'eroe come tante eroine che vivevano all'ombra di eroi e supereroi negli anni precedenti, ma è una coprotagonista e quindi un personaggio straordinario che soltanto due grandi donne come Luciana e Angela Giussani potevano immaginare, potevano creare. Quindi due grandi sceneggiatrici, due grandi editori. Volevo proprio fare questa domanda, no? Abbiamo perso un po' il cartaceo, ci stiamo avvicinando molto, purtroppo secondo me, al digitale. Si sente anche nei fumetti questo? Diciamo che non si prescinde dal digitale. Il digitale è una grande conquista e tante grandi opportunità col digitale. Per il fumetto non è stato così traumatico come per altri mezzi narrativi e comunicativi. Il fumetto ancora oggi viene cercato in forma cartacea, assolutamente. Si continua a sperimentare per usare anche altri modi. Internet in questo aiuta moltissimo per verificare rapidamente anche se qualche nuova forma può funzionare e senz'altro ci saranno dei modi per allargare ulteriormente questa possibilità. Però il cartaceo rimane centrale, quindi anche personaggi importanti, serie importanti che hanno successo in rete, però poi giovani, ragazzi, adulti vogliono il cartaceo e quindi sia nelle edicole rimaste, diciamo così, speriamo che le edicole riprendano ossigeno in qualche modo, ma in libreria, dove sono emigrate un po' tutte le pubblicazioni, compreso il fumetto è quello che sta funzionando, diciamo così, meglio, cioè che incontra di più successo, e anche le biblioteche continuano ad avere il cartaceo e il cartaceo assolutamente è insostituibile. Siamo con Cristina Stefanic, l'autrice di queste bellissime opere. Delle opere particolari, perché parliamo, come parlavamo prima col direttore, abbiamo introdotto l'argomento di realtà aumentata. Esattamente, allora facciamo una premessa. Io sono laureata in informatica, poi appassionata d'arte, ho deciso di, più che fare l'artista, di essere artista, e perché si è artisti, e ho trovato la mia cifra nell'arte digitale, per cui per me la tela è lo schermo di un computer, quindi io ho un file vuoto che riempio delle mie idee, è un archivio di immagini che io mi sono costruita in tanti anni. Tra queste immagini ci sono anche i retrocopertina di Diabolik, perché da lettrice sono sempre stata molto affascinata dai volti femminili che appaiono dietro le copertine e quindi ho deciso di estrapolarli dal fumetto e di buttarli dentro le mie tele. E quindi trovate questi sfondi, no, che sono molto particolari, che non appartengono al fumetto. Io non sono una fumettista, però come fece Lichtenstein nella pop art americana, attingo al linguaggio del fumetto, che trovo un linguaggio molto diretto, molto trasversale, che abbraccia tutte le generazioni. Cioè il fumetto parla a tutti e questa potenza del suo linguaggio mi aiuta ad arrivare direttamente all'osservatore, ai miei collezionisti. Ecco quindi che ho deciso di sperimentare sin da 15 anni fa questo tipo di tecnica digitale, però poi non mi accontentavo, volevo essere anche presente fisicamente e quindi le stampo poi su tela da pittore e poi intervengo con dei colori, con degli acrilici. E adesso è arrivata, come appunto mi anticipavi tu, la realtà aumentata, quindi un altro livello, un altro linguaggio, un altro modo per intercettare le persone che si mettono di fronte alla mia opera e quindi leggono un qualcosa di nuovo, di diverso, perché la realtà aumentata è questo quello che offre. E dallo spazio Wow, Museo del Fumetto, in compagnia di Diabolik, sempre in azione, Andrea Evans per TG Evans.